campo. Il Torino sta attenzione, occupando. Immobile, Torino. Pallone buono ancora Immobile, è riuscito, Immobile, gioco, è proprio il gioco. Immobile parte da posizione irregolare. Allora, Immobile parte da posizione irregolare. Intanto faccio i miei complimenti a Teodora che ha beccato quello che voleva lei, era proprio gol di Milan. Anche lui. Allora, praticamente c'è un lancio in profondità dove non parlate tra di voi ragazzi per cortesia, lo sapete che entra tutto nei microfoni. Allora, dove Immobile parte probabilmente, bisogna vederlo bene, siamo qui addirittura nel cerchio del centrocampo, parte probabilmente in posizione di fuorigioco, probabilmente, dobbiamo vedere un fermo immagine preciso. Sta di fatto che il Milan però lascia una prateria devastante e qui c'è un problema tattico. Sedov vuole giocare così, appunto, buon pro gli faccia, però noi l'abbiamo detto. C'è un problema fisico, direttore, oltre che tattico, perché parte Immobile, parte Immobile e viene affiancato da Bonera. Arriva qui Bonera che è in chiaro affanno, Immobile. Robinho in area, il tiro di destra respinto, pare che la lì Pazzini, miracolo di Panelli, miracolo di Panelli, rovesciata volante di Pazzini. Bellissima. Un gesto tecnico sorprendente, spettacolare, entusiasmante. Eh sì, no, una partita divertentissima. No. Poi ve lo faccio vedere il calcio d'angolo, però vi dicevo gol. Sì, quindi no. Arriva in affanno Bonera, Immobile si ferma e riparte, lo scherza in area, esce Abbiati, Immobile preciso, mette a palla. No, non esce Abbiati, Fabio. Sì. Abbiato si ferma lì e lì lascia la porta. Attenzione aperta, tanto perché Milan attacca adesso. E non riparte il toro. No, è un Milan scatenato. Onda, ancora Vanzai, tiene palla. Non meritiamo di essere sotto. Purtroppo la prima occasione siamo stati colpiti proprio come settimana scorsa col Cagliari. Muntari, centralmente, carica a sinistro, poi la dare. Sì, buona. Allora, prima giocatore tecnico Muntari. Prima del toro. Eccolo. C'è una palla lunghissima. Cerci, la staccante del Milan. Cerce sulla destra, in mezzo c'è Immobile, in avanti adesso Torino, ancora Cerce sulla destra, bellissimo! Si è mangiato Valderud! Cosa si è mangiato un toro? Un gol! Non ho parole ragazzi, ma voi siete stati a un millimetro dal disastro ferroviario! Passo, palla che rimane lì, Banzai, lo scarico per Muntari, calcio sinistro, tiro! Spinge fatica però il Padelli! Buona questa votazione del Milan, il tiro di Muntari! Ma guarda che sta giocando bene Padelli! C'è lui, c'è di palla Muntari che è a campo davanti a Seri, da palla Rami, carica al destro, poi di palla che rimane lì, tiro di Rami! Ringraziamo chi ce l'ha portato, Rami! Ringraziamo chi ce l'ha portato, Rami! Ringraziamolo! Rami ha fatto un gol straordinario! Incredibile, gol di Rami! Londa Moretti, dai! L'aveva detto, Teodora! Allora, Rami con questa palla avanza, chiede il dai e vai a Robinho, credo, e dal limite Rami, fa partire... Rami, pazzesco! Ci vorrebbe Virgilio! Deviato, ma... La deviazione! Sì, deviata, c'è un'impercettibile deviazione! Allora, praticamente, guardate, buono, calma! Allora, Rami esce in anticipo prendendo palla qui, avanza, chiede, come vi dicevamo, un dai e vai a un giocatore del Milan, passaggio di ritorno per Rami, che da questa posizione avanza e fa partire un diagonale. Il diagonale di Rami viene leggermente deviato. Cacca, entra in area, le finte di Ricky, va giù Ricky! Non c'è finte, l'ha detto per Rami, Rami! Gioco, sì, tutto da vedere, gioco. Secondo me è giusto. Tutto da vedere, vediamo se c'è o no il fuorigioco di Robinho. È netto. Allora, è molto.
Ma si gioca in Champions. Ancora con Robinho, limite l'area, il suo tiro strozzato, palla rimane di De Jong, la bomba! E la tiene a fatica Padelli! Sì, ma la bomba non era. Non era proprio una bomba. Le onde Montolivo, avanza anche Rami, abbiamo tutti lunghi in area. No, Rami non c'è, scusate. La palla viene battuta da Montolivo, sul secondo palo direttamente in porta, Padelli si salva con un braccio! Era un tiro, bella idea di Montolivo. Montolivo di qua, attenzione. Attenzione, ma no, mi ha tirato un pugno. Vabbè, attenzione, va vuoto il giocatore del Milan. C'è un buco difensivo. Ma centralmente non ci arriva in tempo, non arriva De Jong, in tempo rischio giovini. Finale. Poi perde palla Saponara. Finita. Attenzione, però non è finita. Saponara disastroso. Fischia. Il pallone giocato ancora da Toro. Torino no, ci vede 30 secondi in più. Ma perché? È finita adesso. Ma adesso va facendo il cross.